Un tragico incidente che segna per sempre un pomeriggio di fine dicembre, un inferno di fuoco nel quale hanno perso la vita 4 persone, Cinzia Mariotti, infermiera 49enne di Acqualagna, Stefano Sabatini, autista soccorritore forsempronese di 59 anni, il medico 41enne Socol Oxa e il paziente Alberto Serfilippi di 85 anni. Viaggiavano a bordo dell'ambulanza quando nel pomeriggio di mercoledì hanno impattato tremendamente contro un autobus in una galleria tra Urbino e Fermignano. Salvi per miracolo invece gli occupanti del bus, una quarantina tra bambini, ragazzi e adulti che tornavano da una gita. Le forze dell'ordine, all'arrivo sul posto, hanno visto che i 4 passeggeri dell'ambulanza, i cui corpi erano ormai carbonizzati, non si erano mossi dai propri posti. Ora bisognerà capire se siano morti sul colpo. Sequestrati i 2 mezzi coinvolti nell'incidente, questa mattina la polizia stradale ha svolto dei rilievi per ricostruire l'accaduto. Nella galleria, chiusa al traffico, sono in corso anche le verifiche dell'ANAS sui danni provocati dallo scontro e dall'incendio. Tanti messaggi di cordoglio arrivati dopo il tragico incidente avvenuto ieri pomeriggio, proclamato il lutto cittadino per Urbino e Fossombrone. Il sindaco Gambini inoltre ha annullato i festeggiamenti previsti per i prossimi giorni. La città di Urbino insieme al sindaco di Fossombrone ci siamo sentiti ieri sera tardi, abbiamo concordato che assolutamente il caso di dichiarare il lutto cittadino, e credo che per quello che riguarda la nostra città sia il caso di annullare tutti i festeggiamenti. Porterò a conoscenza la giunta e quindi concorderemo insieme, ma già l'abbiamo in qualche modo già fatto, per annullare tutti i festeggiamenti di fine anno, perché credo che una tragedia così immane possa non essere rispettata. Un messaggio di cordoglio anche da Laura Biagiotti, presidente dell'Ordine Infermieri, che ha ricordato le vittime con un pensiero toccante. È un grave lutto sicuramente dell'intero mondo sanitario e cittadino. È una situazione che ci lascia un grande sgomento, e da ieri che siamo veramente in una situazione di grande dolore dentro. Naturalmente siamo vicini a tutte le famiglie di questi nostri colleghi e anche la famiglia del paziente deceduto. La nostra collega Mariotti Cinzia è iscritta all'Ordine di Pesaro Urbino ormai dal 1994. Cinzia ha sempre operato con grande professionalità, senza mai tirarsi indietro in ogni difficoltà che il lavoro sanitario presenta. Non da meno possiamo dire dell'autista soccorritore di Stefano Sabatini, che è sempre stata una persona disponibile a fare diversi turni in più pur di coprire il turno lavorativo nelle varie difficoltà che c'erano, nella possibilità comunque di mandare avanti l'attività, e anche il nostro medico che purtroppo Socol sappiamo che da qui a breve sarebbe ritornato sicuramente in Albania per iniziare una nuova vita. E diciamo che è importante dire che troppo spesso viene sottovalutato il lavoro dell'emergenza, di chi comunque opera direttamente sul nostro territorio sanitario. L'emergenza è qualcosa di particolare, qualcosa che ogni cittadino ne usufruisce nel momento del bisogno. Immaginate quando uno chiama da casa perché magari in preda a un ictus, a un infarto, a un qualcosa che comunque ti crea difficoltà verso la possibilità di mantenerti in vita. Ecco che parte subito l'ambulanza. L'ambulanza quindi è un qualcosa che deve arrivare in tempi stretti. Prima arriva meglio è. Quante volte parliamo quanto è importante arrivare subito e quanto è importante la sinergia tra l'infermiere, il medico, quanto sono importante per poter predisporre un percorso curativo. Quindi è l'insieme di questo lavoro che porta a un risultato, e vedere quanto è successo fa capire quanto erano uniti e quanto era importante soccorrere il paziente. Quindi noi in rappresentanza, naturalmente parlo io, ma di tutti gli operatori sanitari, non ci azzarderemo mai a trarre delle conclusioni. Qui non ci sono colpe, qui c'è una situazione dove qualcuno stava cercando di portare a termine il proprio lavoro. Quindi
Per questo noi ci uniamo a queste dolorose perdite, abbracciamo, ripeto, tutti i familiari. Per noi Cinzia, Stefano e Sokol rimarranno sempre degli operatori sanitari super.